Non fare lo sbronzo, la vita ti aspetta. E questo è il titolo del progetto presentato stamani 10 aprile presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, ideato e promosso per responsabilizzare i più giovani sul tema della sicurezza stradale, sui rischi della guida in stato di ebbrezza e contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Promossa dall'amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con la Polizia Municipale di Salerno, l'ACI, Automobile Club Salerno, l'ASL Salerno, la Protezione Civile, il Dipartimento Emergenza 118 e la Croce Rossa Salerno, l'iniziativa vedrà, a partire dal prossimo 15 aprile, i caschi bianchi incontrare nei loro rispettivi istituti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città, per sensibilizzarli sul rispetto delle norme del codice della strada e sui rischi dell'abuso di alcol e droga. Un impegno che ci porterà in 16 istituti superiori a rappresentare quelle che sono, diciamo così, le regole del vivere civile sulle strade e soprattutto della sicurezza. Noi vogliamo che i nostri ragazzi escano e tornino esattamente come sono usciti, soprattutto naturalmente nelle serate in cui si divertono. Vogliamo che si divertano ma senza mettere a rischio la propria incolumità e soprattutto le loro vite e le vite degli altri. Noi vi faremo vedere dei video in cui vengono rappresentate delle vicende, diciamo, drammatiche per far capire anche i rischi che si corrono. Dopodiché chiederemo ai ragazzi di porci delle domande. Ci sarà un intervento, ma si parlerà meno e si dimostrerà di più. Ci saranno interventi per i primi soccorsi, quindi il massaggio cardiaco, la respirazione, interventi con manichini, interventi anche con realtà aumentata per far vedere che cosa si prova quando si guida in stato di ebbrezza alcolica. Quindi ci saranno degli interventi che nelle nostre intenzioni vorrebbero mirare a far capire emotivamente che cosa succede, perché le parole non sempre riescono a cogliere il lato importante delle persone. Nel 2023, secondo i dati a nostra disposizione, noi abbiamo avuto più di 2.000 incidenti stradali che hanno coinvolto delle persone, e di questi più di 400 hanno coinvolto dei pedoni. Questo si è accoppiato al dato che la velocità non è l'elemento più importante per come a quale causa di incidenti, ci dice che dobbiamo prestare estrema attenzione ai centri urbani, agli assi di collegamento tra i diversi rioni dei centri urbani e principalmente alle periferie. Ora, questo si può fare in due modi, naturalmente si deve fare in due modi: attraverso la coercizione, attraverso la punizione di coloro i quali infrangono le regole e procurano danno a se stessi e agli altri, ma anche attraverso un'opera di cultura. Ed è qui che interviene l'ACI, che io rappresento in provincia di Salerno, il quale nelle scuole e in ogni posto dove viene chiamato cerca di coinvolgere i giovani, e non solamente i giovani, a un rispetto convinto delle regole.